Purtroppo da qualche giorno stavamo subendo una serie di furti in abitazione sul territorio. Abbiamo rinforzato naturalmente il controllo del territorio mettendo delle pattuglie non soltanto colore di istituto ma anche in colori di serie, autovetture in colori di serie e grazie alla telefonata di un cittadino che ha collaborato con noi, con le forze dell'ordine, siamo riusciti ad arrivare nel momento in cui questo soggetto si era appena introdotto all'interno di un'abitazione. Lo abbiamo atteso al momento in cui è sceso da una grondaia, c'è stata una colluttazione, poi è stato immobilizzato e quindi arrestato. È stata completamente recuperata la refurtiva non soltanto di quell'appartamento, ma di altri tre furti che erano stati fatti nel pomeriggio di ieri, un ingente quantitativo di refurtiva perché comunque ci sono parecchi monili d'oro, catenine d'oro, di perle, orologi d'oro, soldi, denaro, contanti, quindi aveva già portato via un bel po' di roba. Si tratta di un albanese. Sì, un albanese di 26 anni, clandestino dal 2011, residente in provincia di Forlì, ma riteniamo dai controlli fatti sul territorio che spaziasse un po' su tutto il territorio nazionale. Ecco, insieme a lui forse altre due persone. Riteniamo che la banda di ieri era composta da tre soggetti, di cui uno alla guida di un'autovettura e gli altri due che si dividevano un po' gli obiettivi da raggiungere. Uno di questi, ripeto, è stato assicurato alla giustizia, l'altro purtroppo è scappato e probabilmente nottetempo è stato recuperato dal terzo componente della banda. Non abbiamo ritrovato un'autovettura, però abbiamo notizia di una Citroen C3 di colore scuro, quindi chiunque eventualmente la vede girare in città con naturalmente facce sospette, una telefonata al 113 in più è sempre meglio un controllo che non rimanere naturalmente nel vago.